pazzesche. Ciao, non, ciao, ho mai, ciao, non si ciao, è mai negato che chi è vaccinato. Fermi tutti, però, negato, fermi tutti, fermi tutti. Il nostro candidato, fermi tutti, avanti tutta, Vittorio Feltri, buonasera. Buonasera a voi. Grande Vittorio. Quanti voti pensi di prendere, Vittorio? Ma che ne so. E che ne so, no, cioè, ma... dai, devi essere, devi essere più votato a Milano, questo è l'obiettivo, o no? Ma non mi sono posto questo problema. Mi sono, diciamo, candidato capolista di Fratelli d'Italia, dopo vediamo quanti voti mi daranno, come faccio a prevedere. No, ma così, cioè, nel senso che non sono mica la Ghisleri io. No, no, questo non c'è, questo no, non c'è dubbio. Però scusa, hai detto che tu ti sei candidato. Dopo aver detto che uno si gratta le palle in consiglio comunale, cioè usando espressioni, come dire, insultanti rispetto a chi fa quel mestiere. Ecco, hai detto che i consiglieri comunali si grattano le palle, dunque una cosa che fino a là ci puoi arrivare anche tu a grattarti le palle, o no? Beh, mi sembra, diciamo, un'affermazione, diciamo così, un po' paradossale, ma che rispecchia almeno una parte di realtà. Cioè che fanno poco, tu dici, cioè che fanno vabbè, poco. I consiglieri danno dei consigli, se no che consiglieri sarebbero? No, votano, devono votare le delibere. Ma non sai neanche cosa andrà a fare. Allora, ma lo insegni tu che sei molto intelligente, e molto arguto, tu mi insegni, mi fai... aspetta. E non sai quello che andrai a fare. Questo ma lo è sa benissimo, no, dai, io, su. Guarda, quando andrò in consiglio comunale, la prima cosa che farò, manderò a fanculo te. ma io non sono neanche a Milano, quindi me ne frego. Però cioè, io ti mando a fanculo anche se sei a Genova. Non è ai tuoi futuri colleghi interessa poco in città che tu lo faccia. Figurati a me. Ma tu pensi di andarci in consiglio comunale oppure dici che si può fare anche da lontano? Ma figurati, Vittorio. Ma io penso che normalmente il consiglio comunale si riunisce una o due volte alla settimana, quindi sì, fino lì ci arrivo. Fino a lì ci puoi arrivare, una o due volte. Pensa però, guardare una delibera che è rottura di coglioni. Ci sarà qualcuno che la guarda per te, prenderei un assistente, qualcuno, perché tu che ti metti a guardare una delibera, francamente, ma non perché non sei capace, ma semplicemente perché è una grande rottura di coglioni, diciamo la verità, o no? Vabbè, però è chiaro che per leggere una delibera non ci vuole l'intelligenza di parenza. No, 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 questo è vero. No, questo però è basterebbe vero. Farlo, ecco, basterebbe prendersi l'impegno di farlo. Ecco. Ma tu che cazzo ne sai di quello che farò? Magari lo farà, pistola. Magari lo farà. Se dice che è inutile. Senti, io voglio. Tu sei talmente pirra che non sai neanche che uno fa quel cazzo che vuole anche in consiglio comunale. Spiegami una cosa. Carità, spiegami una cosa. Tu pensi, per esempio, non lo so, intitolare una via. Secondo me, siccome ti sei iscritto a Fratelli d'Italia della Meloni, nell'albero genealogico di Fratelli d'Italia c'è un signore che si chiama Almirante, che tu hai conosciuto molto bene, siccome fai il giornalista da tanti anni. Tu la faresti una via a Milano intitolata ad Almirante? Sarebbe straordinario. Ma se fosse il caso, approverei anche questa idea. Ma a me di Almirante non me ne fregava niente quando era in auge, sì. Continua a non fregarmene niente, però una via non si nega a nessuno, neanche a Parenzo. Ma tu dici perché però è vivo ancora, quindi grazie per ora, ti ringrazio. Beh, però vivo, per ora... vivo è una parola esagerata. Diciamo che respiro, diciamo sì, che respiro, sì. Ecco. Diciamo che è così, sei lì, fai le tue cazzate. Io, ad esempio, a te non intitolerei una via. Siccome ti allungo, né una piazza, dice piazza Vittorio Feltri. No, ancora è vivo e quindi non c'è bisogno di titolare. Ma che cazzo me ne frega, a me dalla piazza, allora, dalla via, neanche del vicolo. Neanche del vicolo. Senti, vicolo, posso... Ecco, però vicolo è bello, vicolo Vittorio Feltri, esatto, vicolo. Sai quei piccoli vicoli dove poi i cagnolini vanno in genere? No, quelli, quelli a sfondo chiuso. Quelli a sfondo chiuso, esatto, la pipì. La pipì, i cani a Milano devono stare attenti a dove la fanno, perché altrimenti incorrono diciamo in sanzioni anche pericolose. Ecco, appunto, a proposito di questo, tu hai detto, io sono pienamente d'accordo, che elimineresti le corsie per le biciclette, insomma. Ma per carità. È un'idea straordinaria. Hanno riempito Milano, follia, hanno riempito Milano di queste cose, impedendo alla gente di andare meno a lavorare. Male.
impedendo alla gente di lavorare, o no? La nuova mobilità sostenibile io, si chiama. Purtroppo non ho capito niente di quello che hai detto, perché c'è le piste ciclabili. Fastidiosa voce di Parenzo che mi ha impedito di accennare il senso nuova della tua mobilità frase. Sostenibile. Stai zitto un attimo. Mobilità sostenibile. Hai detto che vuoi eliminare le piste ciclabili. Io sono assolutamente d'accordo. Hanno distrutto. No, però io veramente non ho detto questo. Dico che le piste ciclabili andrebbero disciplinate in maniera più intelligente, cioè bisogna fare delle strade che consentano anche la pista ciclabile, ma fare le piste ciclabili in corso Buenos Aires, in via Fatemene Fratelli, dove si blocca completamente il traffico, in una città che invece vive anche di veicoli che circolano per motivi economici, è una scemenza. No, ma infatti bisogna diminuirle drasticamente. Ma sei una città modello per l'uso delle biciclette, ma di cosa parla? Per fortuna è una città presa a modello in Europa per l'uso delle biciclette. Questa cosa è esattamente il contrario di quello che dice ma lui. Ma che c'entra lui andando in giro in macchina con l'autista? Chiaramente non se ne accorge, se ne frega. Quindi insomma, questo è ovvio. Ma scusami un attimo, Vittorio, ma tu per esempio vedo che il nostro Parenzo non mi stupisce la cosa. Non è mai andato in Danimarca, non è mai andato in Olanda, dove invece le piste ciclabili esistono e sono state realizzate in modo molto intelligente, per cui non ostruiscono il traffico, ma consentono anche ai veicoli, diciamo, alle biciclette di circolare tranquillamente. Qui a Milano non è così, perché sono state fatte delle piste ciclabili in strade che non prevedevano questa cosa. Ma sì, dai, così. È così. Rompono i coglioni la gente che lavora, la gente che va a lavorare. Non ci va mai nessuno in queste piste ciclabili. Insomma, chi se ne frega? Ma non ci va mai nessuno, ma per carità. Spiegami una cosa, Vittorio. Ma tu, per esempio, il Gay Pride a Milano per te va bene? Ce lo faresti il Gay Pride? Cioè, dovessi dare un'autorizzazione. Che dipende da me. Ma fosse per te, daresti. Ma a me non è freno, ognuno fa quello che vuole, facciano tutte le manifestazioni che vogliono, basta che non mi coinvolgano e che comunque non ostruiscano il traffico, non facciano disordini, poi possono liberamente manifestare la loro stupidità. In che senso? Perché per te una buffonata il Gay Pride? Basta dare un'occhiata ai filmati del Gay Pride, che insomma uno capisce da solo, anche forse solo Parenzo non riesce a captare. Cioè una carnevalata, dici, una carnevalata. Sì, ma poi che se ne la facciano, non è che mi disturbi particolarmente, io non partecipo, per cui poi ciascuno fa quello che vuole, no? Io non sono per proibire un bel niente, no, perché si svolga in certi ambiti che siano, diciamo, legali e che possibilmente non rompano i coglioni alla cittadinanza. Ma cosa succede lì a Libero? Che è il pisello? Ecco, sì, quella è la Barbuto, senti, che parla del pisello degli extracomunitari. Dice la Barbuto che è impressionata dal fatto che ci sono un sacco di extracomunitari che mostrano il pisello nel parco. Secondo te è vera questa cosa qua? Ha protestato in le un grandi video. Inchieste della signora io Barbuto. Non lo so, ma a Parenzo telefoni alla Barbuto e si chiarisca con lei che cazzo c'entro io con i piselli. No, perché a lei piace la figa, non i piselli. Sì, ma siccome che c'entra siccome la signora Barbuto, non so che c'entra. Tu parli di piselli, a me non mi interessa. Ma io non ho parlato, è la sua amica Barbuto che ha parlato. Io non figuri se parlo in quel modo. Si figuri. Ma tu sei peggio. È la sua amica tu, che ha parlato tu, così. Tu dici una cazzata ogni 30 secondi, e quindi non mi stupisco. Scusa, ma come va lì a Libero? Come va lì a Libero? Che clima c'è? Ma perché cazzo te ne frega come va a Libero? Ma fatti i cazzi tuoi, pistola. Pensa alla tua trasmissione televisiva. Che fa schifo e che non fa neanche un minimo di audience. Pensa a te, pensa alla tua inabilità. Allora, no, sono informatissimo, so che tu non vali un cazzo, tu non vali niente, sei lì, fai la bella statuina. Ma lì cosa ma succede? Frega, ho fatto un'altra domanda. Te frega cosa no, per capire il clima, no, che si respira, il clima. Non devi capire niente, perché tanto non capisci salvate niente. Salvate il soldato Feltri. Io ho detto solo salvate il soldato Feltri, salvate Feltri. No, non bisogna salvare nessuno, perché io nessuno mi salvo da solo. Nessuno tocchi Feltri. C'è bisogno di te, pistola. C'è già il comitato # nessuno tocchi Feltri e Feltri si tocchi. Nessuno tocchi Feltri. No, però scusami Vittorio, scusami. Se questo qua continua a rompermi i coglioni con delle banalità,
io francamente no, però c'è una domanda legittima, scusami, che ho davanti a me. C'è una domanda legittima, Vittorio, che è il questa: il melone a quest'ora alle 8 di sera, vabbè, tu non puoi mangiare il melone alle 8 di sera, fatti i cazzi tuoi, no? Ma alle 8 di sera che scemo che è, scusa, ma tu continuerai a chiedere il permesso a ma che ora mangia alle 7:30? Ma saranno cazzi suoi. Io alle 6, a te che cazzo te ne frega, idiota. Scusami, ma mangia alle 6 del pomeriggio, scusami un attimo, stai zitto un attimo, stai zitto un attimo. Però la domanda di Parenzo era posta giù, era posta male, però è legittima. Cioè, tu continuerai a scrivere per Libero oppure questo litigio che c'è stato, queste incomprensioni porteranno... Quale litigio? Nessun litigio. Io ho fatto la fotografia dalla realtà e basta, non ho litigato con nessuno, continuo a fare il mio lavoro, continuerò a guadagnare il triplo e quadruplo di quello che guadagna Parenzo e basta. Sì, questo non, cioè, tu anche, nulla, anche questo... da consigliere comunale continuerai a scrivere per Libero, ti puoi fare i cazzi tuoi. Ah, non c'è dubbio, perché non è che fare il consigliere comunale significa diventare un impiegato comunale. No, allora, lì, quando c'è il consiglio. Beh, potresti dare lo stipendio in beneficenza a un'associazione Rom, ad esempio, il tuo stipendio, sì, potresti darlo, certo, in beneficenza. No, io faccio, ma io non ne ho bisogno, soldi, grazie a Dio. Dei miei soldi, pistola, non faccio bisogno. Quel cazzo che voglio. E io, figurati se ne ho bisogno, io, coglione. No, allora basta, cosa le... no, però... basta dire stronzate, dai, piatto. Ma perché si arrabbia così e mangia alle 8 il melone? No, però lui ha detto alle 8 il melone si incazza con me, ma incredibile. Ma pensa quanto è scemo. Scusa, Vittorio, però... Ma non c'è da lavorare a quest'ora, c'è da lavorare e mangiare alle 8. Lui ha detto una cosa, ha detto, tu potresti dare, secondo me è una cazzata, lo stipendio di consigliere comunale, diciamo, le... Che non esiste. Sì, no, insomma, i gettoni di presenza in beneficenza invece di incassarli, però non lo so, è un'idea, potrebbe essere un'idea. Sì, ma saranno cazzi miei o cazzi di Palermo? No, sono sicuramente cazzi tuoi, non c'è dubbio. Ma e allora basta, ma che discorso è? Io la beneficenza la faccio a chi voglio, quando voglio, senza dirlo a nessuno. Sì, no, perfetto. Ma che cosa c'è tra Parenzo? Ma Parenzo è un nano. Sì, ma è anche bugiardo, è un annanetto insignificante. È uno che fa delle trasmissioni televisive qui di merda. Non vedo giganti. No, giganti no, ma tu sei proprio un nano. Cioè, non vedo, io non sono, diciamo, gigante, in giro giganti. Tu sei un nanerottolo, ecco. Non vedo, giardino, diciamo, giganti. Sei un nanerottolo da giardino. Scusa, se vuoi, venire, non se vedo vuoi venire a fare il nano a casa mia, posso anche prenderti per qualche Scusa, ora. Una volta, che poi mi rompi coglione. Una volta hai detto che Milano un posto pieno di finocchi, questa è una realtà, diciamo, che anche qua hai fotografato la realtà. Beh, non è una novità che gli omosessuali, ormai se non sei omosessuale, sì, e non ti fai un po' di cocaina, non sei nessuno. Sì. Tu dici che, c'è una lobby gay, una lobby gay imperante. No, la lobby non so se sia una lobby, però diciamo no, non ci facciamo mancare niente a Milano, neanche gli omosessuali, o finocchi che ti si voglia, tu adesso non è che ti sei, chiamali come vuoi, finocchi, froci, come, ma a me non mi interessa la denominazione, non cambierai, sì, non è che cambierai modo di parlare perché sei candidato, questo voglio dire, non cambierai modo di parlare, ma quando cambierò modo di essere me lo farai notare, ma credo proprio che non sia possibile. E tra Fedez e Renzi chi preferisci in questa grande diatriba tra Fedez e Renzi sulla legge Zan, da che parte stai per concludere, con Fedez o con Renzi? Renzi, non prendo posizione perché di queste cose non me ne frega assolutamente niente. Nulla. Un cazzo, nulla. Ciao, a presto, Vittorio. A presto. Ciao, ciao. Ciao, Carlo, ciao. Ciao.